E salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora una volta su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché cominciamo così. Esattamente, oggi è arrivato finalmente Alexander Ultimate, quindi anche il nostro Alexander potrà essere portato a livello 30, quindi raggiunge anche lui il nuovo cap del livello e ci permetterà appunto di farmare le risorse come è stato con le precedenti summon. Finalmente ossigeno, finalmente possiamo ritornare a recuperare e prendere risorse da poter utilizzare all'interno del gioco. È una cosa fondamentale perché io ero letteralmente bloccato, anzi sono letteralmente bloccato con le gemme che ci hanno dato per il completamento delle Feod, che finalmente sono servite a qualcosa, a dirla tutta, quindi sono molto molto soddisfatto di questo. Un evento particolare perché non solo avremo i personaggi super sinergici per quanto riguarda ovviamente l'evento di Alexander, ma i personaggi super sinergici diciamo, dell'evento di Alexander saranno universali. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che funzioneranno anche per le altre summon. Questo vuol dire che non solo potremo farmare Alexander, ma potremo farmare anche altre summon che sono rimaste in sospeso, se così si può dire, per altri personaggi e quindi ottenere più risorse rispetto a quelle che effettivamente dobbiamo rispetto a quello che effettivamente dovremmo farmare. Quindi vuol dire molte più risorse che potremo ottenere, molto più farming e molto più guadagno. Questa è una cosa veramente eccezionale. Poi, vabbè, classiche notizie come gli sconti, eccetera, eccetera. Questa sarà appunto per quanto riguarda gli pacchetti, gli sconti dei pacchetti. Poi il costume di Tidus, che sarà appunto venduto a parte. Eccolo qua. Che sarebbe la skin tecnicamente originale di Final Fantasy X. E poi le notizie dei due banner, perché abbiamo le free pool. Se vi ricordate bene, abbiamo le free pool. Primo banner con i primi sinergici, i primi super sinergici con Tidus, Rosa e Firion, con Tidus e Rosa con le loro rispettive X Plus, e poi Firion sullo sfondo, terzo personaggio sinergico con 15 e 35 in rate up. E poi l'altro banner dove abbiamo l'introduzione delle due X Plus di Saz e Raijin. Allora, insieme ad Ash ovviamente. Per quanto riguarda Saz e per quanto riguarda Raijin, sinceramente sono un po' deluso. Sono un po' deluso perché comunque Saz diventa più forte, ovviamente. La sua X addirittura presenta 12 hit in totale. Stanotte è uscito il trailer all'incirca alle 4 di notte, e Raijin effettua pure un attacco particolare, però non lo so. A dire la verità, a primo impatto sembra sempre che i personaggi siano molto quindi diciamo che siano un po' macchinosi, ecco. Però non mi sbilancio mai, perché non mi voglio sbilanciare mai, senza aver provato o comunque aver visto i personaggi al massimo del loro potenziale. Ne potremmo parlare sicuramente live, dove sicuramente avremo la possibilità di vedere video, avremo la possibilità di vedere in generale anche come funzionano. Quindi io vi aspetto in live su Twitch e ne parleremo insieme. Poi, ovviamente, anche la notizia per quanto riguarda diciamo, l'adjustment e il rework dei vari personaggi. E per quanto riguarda le novità, siamo alla pari, siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Ma andiamo adesso nella parte più succosa del video.
Esatto, abbiamo una e due free multi. Le altre ovviamente le abbiamo già fatte. Purtroppo per quanto riguarda Cater non siamo stati fortunati. Non so se voglio spendere dei ticket che farmerò da Alexander su Cater per vedere se magari mi uscirà la sua ex, perché comunque l'ex di Cater no, è abbastanza interessante. La sua meccanica di counter permette di concludere da sola la maggior parte delle feod, quindi mi darebbe l'opportunità di poter liberare spazi di personaggi in generale. Questa sicuramente è un'ottima cosa, però non lo so, vediamo. Vediamo, alla fine non ho l'esigenza necessariamente di perdere, tra virgolette, diciamo di perdere i personaggi o perdere, come dire, la possibilità di fare le feud, perché comunque ho ancora tanti personaggi a disposizione, quindi non è quello il mio problema. Per cui incominciamo dal banner di Rosa e Tidus. Questo è un banner che per me è comunque tutto free, nel senso possiedo già Tidus, possiedo Rosa, Firion lo possiedo pure, quindi alla fine tutto ciò che prendo da questo banner è gratis, praticamente. Sono Power Stone, ecco. Speriamo di ottenerne parecchie. Almeno posso farmi più Power Stone, che non sono male. Neanche sto contando, tra l'altro. Ok, Power Stone. Power Stone. Tre Power Stone. Beh, dai. Non male. Non male, non male. 35 di Firion, 15 di Firion e 35 di Tidus. Quindi tutte assolutamente Power Stone, visto che io già, come già detto, li ho maxati tutti e tre i personaggi. Quindi va bene così. Tre Power Stone non si rifiutano mai. Ma andiamo adesso nel banner quello nuovo, dove appunto ci sono le ex nuove. Ex nuove che bisogna vedere, testare. Chissà se magari avrò l'opportunità di poterla testare con Cater. Non sono stato fortunato. A dire la verità, sia di Saz che di Raijin non ho nulla. Non ho nessuna delle loro armi, né 15, né 35, né niente. Quindi, se dovessi, tra virgolette, sculare, per me sarebbero dei personaggi da fare da zero. E sarebbe molto pesante in questo momento. Ma comunque, andiamo. Addirittura Orbo Dorata. Però non c'è stato nessun loading, nessun connecting. Quindi credo che saranno due, massimo tre oro di cui diciamo che già possiedo. Mi ricordo che la sfera dorata indica una ex garantita, cioè una ex, una dorata garantita oltre alla 5 stelle garantita. Off banner e 15 di Raijin. Ok, quindi esattamente due precise, di cui una off banner. Mamma mia, orribili, orribili, multisummon veramente orribili. Veramente, veramente orribili. Va bene, ci siamo fatti le nostre free multi, che sono praticamente tutte Power Stone. Parliamoci chiaro, sono tutte Power Stone, anche perché Raijin mi è uscita la 15, ma diciamo che se dei due dovessi investire su qualcuno, sicuramente sarebbe Saz, anche se in realtà, visto che non mi è uscito completamente nulla, niente, eviteremo anche Saz. Che dire? Non ci sono altre novità di cui poter discutere adesso. Preferisco aspettarvi e parlarne su Twitch, così potremmo parlare in live. Io ho già portato Alexander al 20, visto che comunque non potevo portarlo appunto, diciamo, non ce l'avevo al 20. Il prossimo sarà Odino che dovrò portare su, perché anche lui devo far aumentare di livello. Però Alexander l'ho già portato al 20, così posso iniziare ad allenarlo, posso iniziare a portarlo a livello 30, ma soprattutto
Non so se la registrerò adesso o se la faremo stasera. La Chaos di Alexander. Bisogna vedere anche come è combinata. Quindi bisogna vedere effettivamente che cosa fare all'interno della sua Chaos. Benissimo. Io direi che per il momento possa essere tutto. Vi invito ovviamente alla live su Twitch dove farmeremo e parleremo un pochettino di quello diciamo, di quello che è presente all'interno del gioco. Io vi auguro una buona fortuna con i pull, una buona giornata e ci becchiamo alla prossima.